oggi è una giornata così bella, vi voglio anche dire una cosa importante. No, è da tempo che per non volevo parlare. Ma poi passa oggi, passa domani. Succede. Ma oggi ho deciso. E quando Trieste prende una decisione è quella, la vera abruzzese cocciatosa. Ah, perché ci devi dire di cose importanti? Abbiamo pensato che questi pochi giorni che ci restano ancora da vivere vogliamo passare più vicino a voi. Oh, questo mi piace. Noi ci siamo sempre mossi da qui e lo sapete, sempre poco. Sì, lo sappiamo. Però adesso basta. Basta vivere sempre da solo. Oh, sì, ma finalmente! Dico io, in 15 anni che sono sposata sarete venuti in casa nostra, so io, un paio di volte al massimo. Sì. Ma da quanti anni che ve lo sto dicendo? Uscite, che diamine! Ma se non aspettavamo altro, vero Gino? Sicuro? Che bellezza! Che bello Natale! Hai sentito, sapete? E io pensavo che voi non ci volevate. Ma che bella consolazione a tenere dei figli come voi! Non vi vogliamo, ma come ti vengono in mente certe cose? Ma l'avete sentite? Non vi vogliamo. Ma appena lo decidete, ce lo fate sapere, la nostra casa sarà a vostra completa disposizione. Adesso me lo però ve lo dico lo stesso, perché con voi voglio essere sincero fino in fila. Lo sapete? Lo sapete che avevo pensato anche all'ospizio? Ma l'ospizio? Che c'entra l'ospizio? Ma quando ci sono andata io ho sentito quell'odore di vecchi. Mi sono sentito come un blocco qua, alla bocca dello stomaco. Anche perché io da solo di lei la responsabilità non me la posso prendere. Intendiamoci, non è che non me la voglio prendere, non me la posso prendere. Perché io ho il mio lavoro, io devo studiare l'inglese, tra poco apriranno le frontiere, quindi non avrò tempo. E infatti un'altra ragione è proprio lui. Ci può succedere qualcosa da un momento all'altro. E qui da sole chi ci vede, chi ci sente? Ma cosa potrà mai succedere? Sì, adesso si pone il problema con chi andare a vivere. Ma insomma, effettivamente. Io vi dico subito che a me quella zingarata di passare dall'uno all'altro dei figli come pacca postale, per carità, ma l'ha sempre fatta ridere, ma che? Giri di qua, di là. Ma ve lo immaginate a noi due? Roma, Como, Modena? Per carità di Dio! Perciò ho pensato che sarete voi a decidere. Certo non sono nata ieri e so che un po' di fastidio lo daremo. Perciò ho giudicato che oltre alla metà della pensioncina che noi daremo a chi ci prende con sé, intesteremo pure la casa. È un grosso capitale, non è? Però è tutto quanto quello che noi possediamo. Non è così? Adesso ci pensate, ne discutete, fate i vostri calcoli e quando avete preso la decisione ce lo dite. Con calma, tanto nessuno ci corre dietro. D'altronde mica ci possiamo spostare adesso con il freddo. No, adesso. A primavera, se Dio vuole, quando la stagione si riscalda. Aprile, maggio. Maggio, giugno. Se Dio vuole. Beh, buon appetito, eh? Buon appetito.